Hi, I'm Martin Douglas with the Toronto Crime Stoppers Program. I'm here at 14 Division to discuss a rash of distraction thefts that have been occurring in their area. Let's go inside and talk to detectives and investigating officers about what's occurring in their area. I'm Detective Anthony Williams of the Toronto Police Service, Criminal Investigation Bureau, 14 Division. In the past 3 months, we've been experiencing some distraction thefts where the suspects have primarily targeted seniors. Sono Antonio Saffioti, del Servizio di Polizia di Toronto, 14 Division Community Response Unit. Negli ultimi 3 mesi il Servizio di Polizia di Toronto ha riscontrato un incremento di furti di distrazioni nella città di Toronto, più specificamente nel 14 Division. I criminali coinvolti in questi crimini atroci prendono di mira le persone anziane che appartengono alla nostra comunità e spesso non sono madrelingua inglese. Questi ladri iniziano selezionando una strada con poca gente, traffico e auto. Un veicolo guidato da un uomo con da 1 a 3 personaggi a bordo avvicinati e ingannare vittima con il solito indosso gioielli visibile. Una donna a bordo dell'auto approccia la vittima chiedendo in direzione stradale per un ospedale o un'autostrada, oppure chiedono alla vittima di pregare per un parente malato. A quel punto la donna riesce a confondere la vittima, mettendolo gioielli finte intorno al collo, polsi o dita, mentre nel frattempo la abbraccia, la tocca e la fa molte domande. Usando una tecnica, la donna sfiglia le gioielli di valore con quelle senza alcun valore. La vittima è solitamente disorientata durante l'incontro e i ladri sono solitamente già spariti nel momento in cui la vittima si rende conto che i suoi gioielli presi sono stati rubati. Questi furti hanno un effetto devastante sulle vittime, che perdono preziosi heirlooms, familiari e gioielli che semplicemente non possono essere ripiazzati. Vogliamo che la pubblica sia consapevole di questi criminali spietati e prendano di mira i membri più vulnerabili della nostra comunità. Questi furti hanno luogo tutti i giorni della settimana, in pieno giorno. Sono stati denunciati nelle zone tra Dufferin Street e Bathurst, tra Dupont Street e Queen Street West. Vogliamo ricordare al pubblico di essere consapevole di ciò che il circonda. Se avete delle informazioni riguardo a questi furti, vi preghiamo di contattare la 14 Division al numero 416-808-1404. Se avete informazione per un crimine e volete rimanere anonimo, contattare Crime Stoppers. Il numero di telefono è 416-222-8477 o online a www.222tips.com. E c'è anche un'app telefonica per il tuo Android, iPhone e BlackBerry. Now you've heard from Detective Williams and you've heard directly from investigating officers here at 14 Division about the rash of distraction thefts that have been occurring in the area. And we encourage any citizen to come forward and talk directly to investigators about what's occurring in their communities. However, if you want to remain anonymous, contact Crime Stoppers. Your information is protected under the Supreme Court of Canada. There are 3 ways you can communicate to Crime Stoppers, you can call us by calling 1-800 or 416-222-8477. That's 1-800-222-TIPS. Or you can go online and contact us through our website at www.222tips.com, or you can use our mobile app. It's free for download for your iPhone, your BlackBerry, and your Android devices. Remember, Crime Stoppers, you stay anonymous, the criminals don't.